Well, ragazzi, come sempre è Travis che vi parla e oggi sono qui tornato con un nuovo video su Call of Duty Black Ops 3 per portarvi l'ultimo episodio del Road to Dark Matter con l'MVP, raga. Ce l'abbiamo fatta, non ci credevo neanche io quando l'ho cominciata, ma ce l'ho fatta perché dopo il coltello vi assicuro che non avrei mai pensato di fare un'altra arma corpo a corpo Dark Matter. Però invece l'ho fatta e mi sono anche divertito, raga. Ho fatto i sanguinari con niente, non ci ho avuto culo, probabilmente, sì. Comunque ho fatto i sanguinari con niente nelle partite precedenti e adesso ci manca l'unica mimetica battaglia. E poi ce l'avremo oro, diamante e dark matter. Ci mancano due uccisioni, praticamente rubando l'arma ai nemici, cioè uccidendoli con la mazza, rubandogli l'arma e uccidendoli. Come ci accorgiamo che abbiamo ucciso quello giusto, ci apparirà la medaglietta ritorno di fiamma che adesso vi faccio vedere. Eccola qui, raga, ritorno di fiamma, come vedete numero di volte ottenute 56. Se ci apparirà questa medaglietta qui quando uccidiamo il nemico vuol dire che è quello. Quindi ragazzi, noi ci becchiamo in partita, ovviamente andiamo a cercare una partita di tutti contro tutti e speriamo di farle entrambi in una partita sola. Ok raga, ho trovato una partitozza su Breach e proviamo a fare questa cazzo di sfida che vi devo dire, le altre tre le ho fatte in Newtown ed è stata una stronzata su Newtown perché appena rubai l'arma 1, cos'è sta connessione? Appena rubai l'arma 1 dico... ce l'avevi subito davanti. Ove minchia, ti stai camperando, cioè ma vergognati, oh! Vergognati proprio! Madonna, regà, che gente, cazzo! Comunque, raga, vedo che questi qui camperano troppo, camperano veramente troppo. Cioè, ci sta che vi controllate una zona, eh. Ci sta, per carità, però... Bam! Stavolta t'ho preso, eh. Dammi il tuo UMP. Era questa l'arma sua, sì? Era un Outrider, comunque. Un Outrider, semplice, semplice. Allora. Ha un VMP. Vi giuro che... non è lui. Quindi è inutile andarlo a challengeare, potremo morire inutilmente. Io vi consiglio di fare così. Niente, raga, dell'Outrider proprio nessuna traccia. Mamma mia, raga, però quanto camperano. Cioè, ma... ma che lobby... vabbè, vabbè, vabbè. Io ero tanto di buon umore, ma mi devono fare incazzare per forza questi. Va bene, cioè che io campero ci sta perché alla fine... bam. Ok, il ruin, il ruin. Andiamo a cercare il ruin. Non è questo. O sì? No, non è lui. No, 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 tanto non era il ruin, quindi è inutile. Ma porca troia! Là, raga, vi giuro che... ok. Ok. Non era lui, vero? Era l'Outrider. Non so se... no, questo è sempre quello di prima. Eccolo! Bam! Ritorno di fiamma. Fatto, raga. Il primo è fatto. Il primo è fatto. Dai, dai, dai. Non mi interessa se la partita va male, perché tanto... cioè, non è che posso saperlo prima se la lobby va bene o meno. Sta lobby non va bene per niente. Cioè, sta lobby è pessima per giocare con le armi corpo a corpo. C'è uno dietro. Vabbè, non ce ne frega niente. Reflex estrazione rapido, ok. Non è lui. Cosa fa questo? Che va in giro? Perché la gente va in giro coi pugni ogni volta che registro, raga? Io vi giuro che non... se qualcuno sta pensando che... mi metto d'accordo con qualcuno. Guarda questo col menor, sta sempre lì. Io vi giuro, appena facciamo questa cazzo di sfida, se la facciamo prima che finisce sta cazzo di partita, io mi metto le armi e provo a cambeccare quello stronzo di merda. Cioè non so neanche chi è che sta vincendo, eh. Però se sei tu fai veramente schifo. Dammi il tuo cazzo di cuda, dai. Ma questo ha almeno quello che mi sparavo, sbaglio. Mi sa che ho raccolto l'arma sbagliata, raga. Era un'arma che stava per terra così. Vabbè, tanto meglio che mi ha ammazzato. Dove cazzo vi cacciate tutti quanti? Ok, c'è uno dietro. Bam! Io mi viene uscire da qua, però. Che come se... sto laggando? Allora, vediamo un po'. Non mi ricordo neanche che personaggio era. Bene.
Sicuramente non era lui. Sento qualcuno che mi sta arrivando. Era lui, era lui, era lui. Era lui. L'abbiamo fatta, raga. L'abbiamo fatta. Dovremmo averla fatta. Dovremmo averla fatta. Diamante, eccola qui. L'abbiamo fatta, raga. Ora, ora vi giuro che cercherò di non morire. E basta con sti rumori di merda, oh. Sti metiche del cazzo che si sbloccano così. Comunque adesso cambiamoci arma, raga. Proviamo il nostro vesperino. Com'è? Voglio farci almeno una kill. Mamma mia. Mamma mia, raga. Prevedo grandi gameplay. Mamma mia, guardate quanto cazzo è stabile. Vabbè, raga, camperano come cani. Comunque non è andata malissimo la partita. Purtroppo non abbiamo fatto molte kill perché, come avete visto... No, non l'avete visto perché magari vi ho tagliato le parti in cui non ho incontrato nessuno. Però vi assicuro che la gente come questo, questo tipo qui, camperava una cifra, raga. Cioè, camperava veramente tanto. Ora, vabbè, io non voglio dare opinioni perché magari sta facendo qualche sfida come me, insomma. Sti cazzi, noi basta che ci siamo portati a casa la nostra medica. Noi ci vediamo in lobby per provare, per vedere la nostra Dark Matter. E ci vediamo anche nella partita che comincia per vedere com'è in game. Ok, raga, eccoci in lobby. Guardate qui le mimetiche sbloccate. Andiamo a vedere se abbiamo la nostra Dark Matter. Dovremmo avercela per forza. Intanto vediamo, abbiamo sbloccato questa. La oro che è bellissima, raga. La diamante che è ancora più bella. E la Dark Matter è assoluta, raga. E adesso aspettiamo, anzi, prima non voglio far durare il video troppo, però vorrei un attimino provare a vedere com'è nel nostro, sopra il nostro specialista. Secondario, andiamo qui, qui. Guardate che figo, raga. Guardate quanto cazzo è figo. Adesso comincia la partita, raga, e vediamo com'è in game, dai. Raga, si è buggato tutto. Ma perché proprio quando devo guardare una mimetica? Dai, sono stato ammazzato. Raga, mi si è buggato tutto. Cioè, guardate, non c'è la mimetica. Cioè, ma perché? Ok, raga, è comparsa la mimetica. Eccola qui, guardate quanto cazzo è figa. Faccio così per mostrarvela meglio. Cioè, guardate quanto è bella. La userò probabilmente quest'arma, a meno che non ne trovo un'altra corpo a corpo migliore. Vabbè, ragazzi, il video si conclude qua. Io spero come sempre che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, un commento. Noi ci becchiamo domani con un prossimo video. Qui da Rives è tutto e bella, ragazzi. Ah, un'altra cosa. Ditemi se volete altri gameplay comunque con armi corpo a corpo, che ce n'ho altri da mostrarvi. Al prossimo video, bella.